Possiamo chiamarlo Vangelo di riconciliazione. Chiediamo sin d'ora allo Spirito Santo che abbia la forza, di operare la grazia in ciascuno di noi, perché tutti ci siamo dentro in questo Vangelo e abbiamo enormi problemi per sistemare in modo cristiano i nostri rapporti e relazioni. Il Signore ci chiede di avere lo sguardo attento verso il fratello. Qualcuno potrebbe dire: ma chi mi autorizza di intervenire nella vita dell'altro, soprattutto quando l'altro ha sbagliato, mi ha offeso, ha offeso gli altri? Chi mi ha autorizzato perché io intervenga? Proprio questa parola, perché è fratello, non è un ladro, è fratello. E allora cerchiamo di entrare prima verso l'altro, prima di avvicinarci a questo fratello, avviciniamoci al nostro cuore. Perché questo nostro cuore deve sia sensibile, ospitale, aperto, perché sappia cogliere i mali, i problemi del prossimo. Dobbiamo avere la mano pronta per soccorrerlo con amore compassionevole, non andare da fratello con le pietre in tasca, oppure con i documenti pronti ad accusarlo nei vari processi. Proprio nel nostro paese cattolico i processi sono al primo posto nel mondo. Processare, accusare, giudicare. Dinanzi a tanti mali che vediamo a compiersi nei nostri ambienti di famiglia, di lavoro, anche nella Chiesa, noi siamo o indifferenti, questo è il primo atteggiamento, lasciamo stare, oppure scatta in noi una critica, però non costruttiva, anzi critica che non scaturisce dalla misericordia di Dio, ma scaturisce dal nostro orgoglio, dalla nostra superbia. Il Signore chiederà, cari fratelli, conto della morte fisica o spirituale del nostro fratello. Dove è il tuo fratello? Non speriamo che non risponderemo come Caino. Dov'è il tuo fratello? La misericordia, diceva Santa Faustina Kowalska, l'ha vissuta così. È la responsabilità. Mi sento responsabile di tutti. Essere misericordiosi vuol dire essere responsabili. Essere misericordiosi non vuol dire acconsentire ai capricci, possiamo dire, del prossimo, oppure coprire le sue ferite senza curarle, oppure chiudere gli occhi per non vedere i rischi che corrono i nostri fratelli a causa delle scelte sbagliate. Il Vangelo di oggi può essere per noi un meraviglioso punto di partenza per una seria, autentica crescita nelle nostre comunità
di famiglia religiose. Siamo fragili e commettiamo tanti errori. Alla luce del Vangelo di oggi dobbiamo imparare ad amare talmente il fratello da essere capaci a dirgli, come ha detto Giovanni Battista a Erode, non ti è lecito di comportarsi così. Non è una frase dura, non è una frase dura, non è una minaccia, è correggere fraternamente, con spirito di amore, il fratello. Prima di un giudizio, processo, avviciniamoci a questi fratelli con amore. Un tale intervento nasce infatti dal nostro cuore compassionevole. A quanti bisogna dire proprio in questo nostro paese cattolico queste parole? Non ti è lecito di comportarsi così. Certo, si tratta di una decisione non facile, perché si tratta di andare controcorrente. Non è che noi andiamo dall'altro per dirgli io ho la verità, io possiedo la verità e tu sei nell'errore. Non in nome della verità che dobbiamo andare dal fratello, in nome della misericordia. Perché la parola chiave del Vangelo di oggi è guadagnare. Guadagnare il fratello. Il fratello è un tesoro per Dio e per me e per il mondo. Ognuno di noi non è un mazzo di fango, ma è un tesoro, perché ognuno di noi è uscito dalle mani di Dio, dalla volontà di Dio, dal cuore di Dio. Dio ha deciso per la nostra vita e Dio ha soffiato sulla nostra vita. E allora la correzione deve scaturire da questo contesto. Se il tuo fratello commette una colpa, va da lui. Si tratta di un gesto delicato, molto delicato, che consiste nel dialogo con fratello, un colloquio che deve restare, direi, segreto e nascosto per sempre. Allora il fratello capirà che siamo venuti da lui mossi da una sola preoccupazione, per aiutarlo, perché ritorni sulla retta strada. Quanti dei nostri fratelli, penso ai padri di famiglia, ai nostri figli, sacerdoti, persone religiose, potrebbero essere salvate e di nuovo stare in mezzo a noi. Invece hanno perso la vita perché li abbiamo uccisi con la pietra del nostro giudizio. Ecco, il programma di Papa Francesco è aiutarci ad applicare alla lettera questo Vangelo che oggi abbiamo ascoltato. Infatti ieri il Papa ha fatto in Colombia una, ieri sera, giornata di riconciliazione, perché tanti problemi erano e sono in questo paese. C'erano davanti al Papa gente senza le mani.
ecco, a causa di tanti conflitti. E poi durante questa liturgia tutti si sono dati il segno della pace per perdonarsi a vicenda. Quelli che hanno guidato giunte militari, tanti altri, ecco. In ciascuno di noi, in ogni ambiente e nazione ci sono momenti nella storia duri che forse non riusciamo mai a dimenticare, ma solo un cuore riconciliato, disposto ad una riconciliazione può dimenticare il male e abbracciare il bene. E questa casa della Divina Misericordia qui le persone devono trovare spazio per un abbraccio vicendevole. Se non riescono a riconciliarsi in famiglia, vengano qui davanti a Gesù misericordioso e si riconcilino. Ritrovino proprio la pace, la riconciliazione per tutti i loro problemi in questa casa di misericordia. Da questo punto di vista, il lavoro apostolico di tutti i sacerdoti che qui lavorano per la Divina Misericordia, compreso i confessori, hanno veramente un lavoro apostolico che li porta ad una straordinaria gioia interiore, perché qui non esiste parola negativa, solo positivo, in nome della Divina Misericordia. Cosa sarebbe, faccio un esempio, correggere un marito in presenza dei figli, in famiglia? Sarebbe un disastro. Un tale gesto verrebbe percepito come un processo pubblico e non aiuterebbe il fratello sul cammino della conversione. Guai, diceva Papa Francesco, a divulgare la colpa o le colpe del fratello, sparlare, chiacchierare e così seminare il male che ha compiuto il fratello. Oggi i mezzi di comunicazione sono i primi purtroppo in questo campo, ma la Chiesa è madre. E il cristiano, dicevo, 8 settembre, nel Natale di Maria, ognuno di noi ha un grembo materno e deve amare come una madre ama i figli. Sparlare gli uni degli altri veramente e dire sì alla vita dell'inferno. Se ci capita di ricevere confidenze malevoli nei confronti dei fratelli o dei tuoi parenti, eccetera, seppelliamo questa cattiveria nel nostro cuore. Secondo consiglio evangelico: hai udito una parola cattiva sul tuo fratello, questa parola deve morire con te, nel tuo cuore. Chiediamo allo Spirito Santo che oggi ci ricorda questo per sempre, fino alla nostra morte. Questa parola deve morire con noi. Se facessimo così, quanto male verrebbe fermato, quante calunnie verrebbero stroncate. Impariamo in questo santuario della Divina Misericordia questa sapienza della vita, dell'agire, di amore. L'amore è pronto di salvare il fratello ad ogni costo. Dobbiamo, dice Papa Francesco, sporcarci le mani per salvare il fratello. Si tratta
della misericordia che fa il possibile per tirare fuori dal peccato coloro che sono caduti. Contemplando Gesù misericordioso, disse San Giovanni Paolo II, noi impariamo a guardare i fratelli con cuore nuovo, con cuore aperto, con uno sguardo nuovo di perdono, di compassione, con cuore stracolmo di generosità. Per mezzo del nostro intervento, quando ci avviciniamo a questi fratelli, loro devono sentire in noi, per mezzo nostro, l'intervento di Gesù. E per quelli fratelli invece che decidono di rimanere nelle loro scelte sbagliate, cosa dobbiamo fare? Gesù ci dice di decidere di prendere la totale distanza, non chiacchierare, ma di prendere la distanza non è emarginare, prendere la totale distanza da chi commette una grave colpa, e un tale atteggiamento porterà il fratello a riflettere e a prendere coscienza della sua situazione di totale disarmonia nei nostri confronti, nei confronti della comunità. La distanza capirà che non sta in comunione. Siamo all'inizio dell'anno pastorale che ancora in tutte le parrocchie deve soltanto iniziare. Prendiamo proprio in considerazione la missione di tutti, quella della salvezza del mondo. La Divina Misericordia deve portarci ad usare ogni strategia per guadagnare il fratello, per salvare il fratello.